la presenza di Arisa sul palco si è concluso il Pride Napoli 2021, la manifestazione per i diritti delle persone LGBT che si è svolta in Piazza Dante. A 25 anni dal primo Pride napoletano, che all'epoca si chiamava Gay Pride, molte sono ancora le questioni al centro del dibattito. Fra questi il problema della violenza omofobica e transfobica, affrontata nel disegno di legge Zan con una serie di misure analoghe a quelle in vigore in altri paesi europei. Siamo un paese che ha ancora dei problemi con le discriminazioni. Ogni volta che si tenta di approvare una legge per i diritti civili, ma è capitato in passato per il divorzio, per l'aborto, è stata una fatica terribile, però ogni volta che si è riusciti nell'intento il paese è migliorato, il paese è diventato più inclusivo, è diventato più democratico. In altri paesi europei è stata la destra ad approvare la legge contro l'omofobia, penso in Francia, è stata la destra di Chirac. Questa destra fa fatica ad essere liberale, purtroppo Forza Italia è il terzo partito e per questo fa fatica questa destra ad essere liberale. Ipocrite, bigotte, fuori tempo, fuori luogo, lontano dal desiderio del popolo sovrano. È la verità, è quello che penso e mi dispiace se offendo qualcuno, non voglio offendere nessuno, ma chi non si accorge, i politici che non si accorgono di questo desiderio e di questo sentimento comune sono fuori tempo e non sono all'altezza di governare questo paese, ma nessun paese. Sul palco del Pride si sono alternati personaggi dell'attivismo, della politica e dello spettacolo. Fra i diritti reclamati anche quelli dei bambini che vengono cresciuti nelle coppie omogenitoriali. Io voglio ringraziare tutte queste associazioni che stanno qui, sono meravigliose e sono veramente l'espressione di questa bandiera Rainbow che indica la pace, vuol dire la capacità di saper stare insieme. Sono persone diverse, con le loro spigolosità, con le loro complessità, eppure sono state capaci di fare un passo avanti, di guardare nello stesso obiettivo che è quello dei diritti e di fare comunità. E io li ho sentiti forti dietro di me. Oggi siamo qua per dire al Parlamento che non deve tentennare, che l'Italia è un paese laico e che al centro ci sono le persone con i diritti di tutto e tutti. Quindi questa è la città della resistenza, dei diritti e della lotta, e vedere una piazza di questi tempi così piena è una bella fotografia di vita.